Salve a tutti e bentrovati, io sono Eugenio Patanè e oggi ho il piacere di ospitare un attore talentuoso, bravo, che si muove tra cinema, TV e teatro. Lui è palermitano di nascita, romano di adozione, ma cosmopolita di, diciamo, di attitudine, se così possiamo dire. Lo vedete già collegato, ed è qui per noi Gabriele Gallinari. Ciao Gabriele, benvenuto. Ciao Eugenio, grazie mille dell'invito. Ciao a tutti. Grazie a te per aver accolto appunto la nostra proposta ad esserci oggi. Lo dico perché non è facile avere ospite un barone, no? Ed è proprio dal barone Giustino Fortunato che oggi io vorrei cominciare a parlare con te. Vorrei cominciare questa chiacchierata chiedendoti appunto chi è questo personaggio che hai ben interpretato nel film di Giovanni La Parola, ambientato nel 1860 nel Regno delle Due Sicilie, dal titolo Il mio corpo vi seppellirà. A Sì. te la parola. Allora, Giustino Fortunato è un baronastro di campagna, direi un simpatico mitomane, restio a qualunque forma di cambiamento, che è molto vanitoso, non fa altro che vantarsi delle sue gesta eroiche, salvo poi nel momento del bisogno, nel momento della difficoltà, cavarsela così così, insomma, non dimostrarsi troppo coraggioso, no? Anche nei confronti di chi dice di amare. Quindi, insomma, diciamo che è un personaggio che si presenta in un modo e poi si rivela essere un grandissimo cialtrone. Però a me ha fatto moltissima simpatia, devo dire. Secondo me è un personaggio dotato di una grande umanità. I personaggi, secondo me, non sono mai, se sono scritti bene, e penso che Giovanni La Parola, il regista del film, che lo ha anche scritto, con Alessia Lepore, lo abbiano scritto bene. Un personaggio non è mai 100% negativo, 100% positivo, esattamente come le persone, no? Quindi ci sono abbiamo le nostre contraddizioni. Secondo me è un personaggio dotato di una grande vitalità, è un personaggio simpatico, in cui io ho trovato molte tracce della mia infanzia siciliana, io ho vissuto a Palermo, sono nato a Palermo, ho vissuto lì sino a 19 anni, 18 anni anzi. Ci ho ritrovato molte assonanze, subito una familiarità, è stato un incontro abbastanza fortunato, non so, a parte il suono del mio dialetto, ma anche delle contraddizioni che sono tipiche di noi siciliani, ma anche mi ha ricordato moltissimo un caro amico di mio padre con cui io praticamente sono cresciuto perché era sempre a casa e quindi gli ho rubato la camminata e anche un certo tipo di ironia. E poi la mia moglie nel film, la moglie del barone, si chiama Filomena. Io sono nato in una casa a Palermo e la moglie del portinaio si chiamava Filomena. E io mi ricordo che lui usava un vezzeggiativo per chiamarla, per cui da un capo all'altro dell'androne a piano terra si sentiva Filù, che faceva un rimbombo bestiale, ma era un modo assolutamente affettuoso di chiamarla. Quindi mi è rimasto. Quindi quando ho letto che mia moglie si chiamava Filomena, la sceneggiatura è subito diventata Filù. C'è tutta una serie di cose, anche piccole, che però poi sono quelle che ti agganciano alla realtà e quindi possono essere delle cose che ti danno un po' il via, no? Per far bene, insomma, spero di aver fatto bene. Hai fatto benissimo, e noi ti abbiamo apprezzato, lo diciamo anche a chi ci sta guardando, che insomma, il film è disponibile, diciamo, su tutte le maggiori piattaforme, già dal 12 marzo. Ti ricordavamo con i baffi, oggi hai questa chioma di capelli Sono i molto, capelli, però, in compenso. molto vaporosa. Però ricordiamolo, questo western all'italiana di Giovanni La Parola annovera anche nel cast quattro straordinarie attrici, colleghe, che sono le famosissime Drude, no? Quindi Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margaret Matè e Rita Bela. Peraltro io con Rita mi sono conosciuto qualche anno fa durante uno spettacolo di Walter Manfred a Catania, quindi la saluto perché già all'epoca, insomma, spiccava per talento e intensità. Quindi Rita saluto anche. è un'attrice fantastica ed è anche una ragazza fantastica. Abbiamo Noi legato. la salutiamo e passo subito alla seconda domanda, però, perché il protagonista sei tu oggi e quindi ci hanno chiesto di domandarti anche tante cose. E direi di cominciare con questa domanda. Allora, secondo Chekhov,
nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al mondo, ma non vi è specificato il motivo e lo scopo. Ma tu, caro Gabriele, già all'età di 8-9 anni circa, mi risulta che a chi ti chiedeva cosa volessi fare da grande, rispondevi che avresti fatto l'attore. Ed è proprio così, cioè tu ci hai azzeccato. E quindi la domanda è: ma come ci si sente oggi ad essere stato a 8 anni un piccolo Tirese, un indovino? Ma guarda, io in realtà non so da dove venisse fuori, perché non sono nato in una famiglia particolarmente attenta al cinema, al teatro, né non ci sono attori in casa, né registi, nulla di ciò. Non so perché, però devo dire che sin da 7-8 anni organizzavo degli spettacoli estemporanei in casa per i miei genitori, per i miei amici, gli amici dei miei genitori. Camuffandomi, vestendomi, acchiappando roba negli armadi di tutta la famiglia, insomma, sono cresciuto con questa, fino a una certa età, con questa convinzione. Poi mi sono distratto, direi. C'era, diciamo, un'azienda di famiglia, e tutti, me compreso, abbiamo dato per scontato che anch'io me ne sarei occupato. E quindi a un certo punto mi sono ritrovato laureato a Milano in economia, vendevo macchine, niente, non ero particolarmente soddisfatto, ma non mi ero reso conto di nulla, e poi soprattutto non davo, forse fino a quel momento non avevo dato alla recitazione una dimensione concreta di percorso di lavoro, di mestiere, no? Era un sogno, che ogni tanto riaffiorava, ma lo ricacciavo dentro il cassetto. Poi devo dire che una improvvisa e molto violenta malattia di mio padre mi ha fatto capire che probabilmente mio padre è un uomo che fino alla malattia ha veramente gestito la sua vita, ha lavorato, ha fatto quello che gli piaceva, ha fatto il lavoro che gli piaceva. Ho capito che veramente bisogna provare a fare quello che ti piace nella vita, se hai la possibilità di provarci. Alcuni non hanno la possibilità mai di farlo. E quindi mi sono licenziato, ho fatto il concorso, sono entrato allo Stabile di Genova, e ho ricominciato lì a 27 anni con compagni di classe. Ero il vecchio della classe, perché avevano tutti 18, 19 anni, 20 anni. Ho ricominciato a casa con 8 persone, un bagno e tutto quanto. Però sono stati 3 anni più belli della mia vita, perché era la prima volta che veramente facevo quello che volevo. È stato un atto di grandissimo coraggio, quindi, il tuo. No, io devo dire la verità, la cosa di mio padre è stata talmente forte che è come se a un certo punto io non avessi altra scelta. Non mi ha richiesto coraggio, è stata proprio una necessità che ho avuto e l'ho fatto. Non so se ho fatto bene o se non ho fatto male, probabilmente è diventato per me in quel momento fondamentale la possibilità di vivere delle vite diverse da quella che vivevo. L'attore, fare il mestiere dell'attore ti consente questo, ti consente di vivere le vite dei personaggi che interpreti in qualche modo. Questa quando ti riesce è una possibilità, secondo me non c'è pari. Non, È vero, è bellissimo. Senti, ma a proposito di percorso, quanto è importante secondo te dunque per un attore un'assidua formazione? Cioè, dopo lo Stabile di Genova, tu però naturalmente ho letto che non ti sei fermato, hai oltre che lavorare, hai anche continuato a formarti. sì, nel senso che secondo me, io credo una cosa, che c'è il talento, ma quello, da quello non si prescinde, ma c'è anche il peso di una formazione. Se non altro perché un'accademia significa 3 anni, di 10 ore al giorno, 7, 8, 9, 10 ore al giorno di recitazione, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, declinato in tutte le varie materie, in tutto. Quella è una palestra incredibile, perché è difficile che ti ricapiterà nella vita lavorativa poi una simile assiduità. È quello che tu ti puoi augurare, ma è molto difficile. Quindi quella palestra è fondamentale per capire determinate cose, per cercare di prendere il più possibile. Alcune cose io le ho capite dopo, cioè certe cose che mi venivano dette io le incameravo, ma in realtà ho capito soltanto dopo cosa significava, e ho capito soltanto dopo di averle apprese. Dopodiché, tra un lavoro e un altro, ovviamente ci sono periodi in cui lavoro di più, periodi in cui lavoro di meno, ho cercato di seguire registi che mi piacciono, attori che mi piacciono, per cui uno può scegliersi, no, dei punti di riferimento e lavorare e continuare. Insomma, per diventare bravi bisogna lavorare. Se non riesci a lavorare sempre, devi darti da fare comunque, cioè non ti devi mai fermare.
E questo è quello, insomma, che provo a fare tuttora. Ma noi lo sappiamo che tu lavori, tant'è che la prossima domanda si tuffa addirittura oltreoceano, se vogliamo, perché nel 2009 sappiamo che tu debutti al cinema con, vediamo se lo dico bene, Mendel, The Gardener of God, con Christopher Lambert per la regia di Liana Marabini, a cui però segue nel 2010 un ruolo in The Jurist del premio Oscar. Ecco qua, qua ci sono i problemi. Florian Henkel, Fulton Smack, con Johnny Depp e Angelina Jolie. Avanti, me la sono cavata. Come è stato recitare Gabriele intanto in lingua inglese in queste due produzioni, e se puoi raccontarci qualche aneddoto sul set con questi colossi del cinema americano? È stato un casino, ovviamente, perché io ero appena diplomato, sono stati i miei primi due lavori dopo l'accademia, e io parlucchiavo inglese, ma una cosa è parlucchiare inglese, una cosa è recitare in inglese un po'. Quindi il provino me la sono, per esempio, per The Tourist il provino era un'improvvisazione in inglese, e lì bisognava, io sostanzialmente dovevo accogliere Angelina Jolie e Johnny Depp in questo albergo meraviglioso che è il Danieli di Genova. Quindi mi sono scaricato dal sito del Danieli, la pagina in inglese, tutta la descrizione dell'albergo, i marmi intarsiati, le porte. E quindi quando sono arrivato lì li ho stesi, no? E quindi è andata bene, il provino è andato molto bene. Dopodiché sono arrivato in questo set, che era il giorno del mio compleanno, tra l'altro. Sono arrivato in questo set dove tutto funzionava alla perfezione, cioè un orologio svizzero, no? Dove tutti inserivi così. Tutti parlavano inglese molto velocemente, il ritmo era straconcitato. Quindi io per le prime due ore ho parlato al direttore della fotografia pensando che fosse il regista, perché mi si era venuta... Io non avevo capito niente, ma mi sembrava uno importante. Quindi poi quando è arrivato il regista, io non lo calcolavo, perché io già il mio l'avevo fatto, no? Poi è successa una cosa divertente, perché in queste due scene che avevo con loro, l'unica direzione che mi aveva dato il regista era quella che tutto dovesse essere molto elegante, un movimento di danza ininterrotto, dovevo rappresentare un po' l'eleganza dell'Italia, no? Quindi sostanzialmente io... sull'imbarcadero dell'hotel vado a prenderli, prendo i bagagli, li conduco alla porta del Danieli. La porta del Danieli era chiusa, e lì tu dici: qua è tutto talmente pensato che se la porta è chiusa deve rimanere, anche perché non posso poggiare i bagagli, tenere la porta, fare passare loro, la danza si perde. Quindi io mi fermo davanti alla porta, però in questo silenzio loro si fermano dietro di me, Johnny e Angelina appresso. Però sta cosa non mi convinceva, quindi mi guardo attorno, c'era una nicchia nello stipite della porta, e io, per non sapere né leggere né scrivere, mi ci infilo dentro, così io mi tolgo di torno, no? Solo che loro fanno la stessa cosa, quindi tutti pressati, ci ritroviamo in questa nicchia tipo sardine, quando Alberto Mangiante, che l'aiuto regia, un grande aiuto regia, urla: Gabriele, quando nella vita trovi una porta aperta, apri, chiusa, apri a cazzo! E Angelina Jolie prende la maniglia della porta, guardandomi come se fossi veramente un deficiente, apre la porta, come a dire: ma sei un cretino. E lì è cominciato tutto così. Poi però, piano piano... Però t'ha seguito, quindi va bene il suo sguardo, però voglio dire... Sei stato divertentissimi questi aneddoti, che ovviamente penso saranno scolpiti nella tua memoria, ma anche penso alle espressioni del viso della Jolie, il tono di voce, appunto, di chi ti ha urlato contro: apri questa porta, eccetera. Però sono le cose belle, no, che restano. Sì, no, backstage, lì panico, però adesso rido. Cioè. Certo. Senti, Gabriele, ma hai mai rinunciato invece a un progetto che ti hanno proposto perché magari hai temuto la non riuscita dello stesso? Ti è capitato mai? Mi è successo soltanto una volta, ero più giovane, ero agli inizi, anche lì era un ruolo molto importante, perché era un Amleto, e nel ruolo di Amleto con il Teatro del Carretto di Lucca, e lì io dovevo, lo spettacolo aveva debuttato l'anno prima, c'era stato un infortunio dopo soltanto due repliche, e quindi sostanzialmente era un riallestimento dello spettacolo. Devo dire che lì ho avuto paura di non farcela io,
non tanto lo spettacolo, non, il fatto che gli altri avessero già provato, avessero già fatto lo spettacolo e che queste prove fossero state riallestite in una maniera un po' strana. Io provavo il testo da solo, 6 giorni su 7 sostanzialmente, immaginando le battute degli altri attori, che mi raggiungevano solo una volta a settimana. È il testo più parlato in assoluto della storia del teatro, quindi avevo in testa un incubo, e lì devo dire non ce l'ho fatta, cioè non mi sentivo bene, ho mollato a 50 giorni dal debutto, non lo rifarei mai, è stata una follia, si impara anche da queste cose. Non so se mai mi ricapiterà un Amleto, tra un po' non c'ho più l'età per fare Amleto. Magari dopo con la stessa produzione, non credo, però... La produzione non è andata proprio benone, diciamo, i rapporti non sono idilliaci, ma chi se ne frega anche. E quindi no, non lo rifarei mai, è stata una cosa un po' di... non so, non mi sentivo bene, non ero sicuro. Però devo dire una cosa... Come? Hai seguito, dico, il tuo istinto, l'hai fatto... Sì, hai raccontato quello che pensavi, giusto? Sì, ho detto quello che pensavo, sono praticamente fuggito e non mi sono mai sentito meglio nella mia vita. Poi magari un po' ho pensato, ma chissà come sarebbe stato se l'avessi fatto, però in quel momento... Andata così, sì. Va bene. Senti, invece, tra gli altri, sei stato diretto da Andrea Sciammà, Francesco Saponaro, Cristiano Censi, Enrico Roccaforte, per il quale hai anche interpretato Pierpaolo Pasolini in Pasolini, Una vita al confine. E a questo proposito vorrei chiederti, prendendo proprio le parole di Pierpaolo Pasolini, qual è secondo te la vera vittoria? Quella che fa battere le mani o fa battere i cuori? Con il lavoro che facciamo, la tentazione di voler piacere, cioè la tentazione di arrivare, di essere riconosciuti, è completamente, come posso dire, è intrinseca a questo lavoro. È una roba che non si riesce e forse non sarebbe neanche giusto tentare di tirar fuori da questo lavoro. L'importante è che questa sorta di necessità di essere riconosciuti, che può essere anche a volte una necessità di rivalsa, probabilmente, non prenda troppo posto, cioè non mangi tutto il resto. Io faccio questo lavoro per tanti motivi, o meglio, ci provo a farlo per tanti motivi. Sicuramente provo piacere quando... Nel piacere, no? Nell'essere apprezzato, ma il motivo vero per cui faccio questo lavoro è perché mi piace raccontare una storia, perché mi piacerebbe che uno spettatore entrasse in un modo a teatro o nel momento in cui si accinge alla visione di un film, per esempio, e ne uscisse un po' diverso. Allora questo può significare che tu gli insinui un dubbio, che tu gli fai da specchio, che tu gli suggerisci un punto di vista a cui non aveva pensato, o che tu semplicemente gli fai capire che non è l'unico al mondo a pensare quella cosa, a sentirsi in quel modo, in quel momento. In questo senso, probabilmente, io questo intendo per far battere il cuore, diciamo. Quindi forse entrambe le cose, non sarei onesto se ti dicessi che far battere le mani non è una cosa che mi piace o che comunque cerco, però le cerco entrambe. Mi ha colpito molto, tanto che l'ho segnato, l'espressione che hai usato, l'importante è che non mangi tutto il resto, a parte che hai risposto in un modo così poetico e profondo che ero lì che ti bevevo con gli occhi, quindi grazie per questo ragionamento che non è facile da sentire dire, lo dico con molta franchezza da un attore giovane, perché comunque tu sei giovanissimo, non sei, sei giovane, voglio dire, non sei sotto i 40 sei sempre giovane, anche più giovane. Senti, a proposito di registi e di lavoro con essi, tu sei un tipo di attore che generalmente si affida o tutte e due le cose?
Allora, io finisco con l'affidarmi. Finisco con l'affidarmi, sicuramente un regista. C'ho un po' la mania del controllo. La tentazione di guardarmi dal di fuori c'è, però lavorandoci riesco a tenerla a bada e ad affidarmi chiaramente alla persona. Ovviamente ho bisogno di provare stima, chiaramente, per la persona con cui lavoro, di solito è così. Non sempre è così, voglio dire, può succedere anche che tu lavori, magari non è quello con il regista, non è magari l'incontro della tua vita, e allora ecco, ti fidi, ti affidi, ma anche un occhio, no? Ce lo butti, perché comunque ci metti la faccia, quindi magari, diciamo, tieni entrambe le cose, no? C'è un'alta percentuale che devi valutare sempre. Sì, cioè, mi fido, mi affido, ma non mi abbandono, ecco, insomma. Senti, e a proposito sempre di lavoro, noi sappiamo, non so se lo hai ultimato, se è ancora in fase progettuale, stai lavorando all'adattamento per il teatro di un racconto di Julio Cortázar. Dico bene? Sì, ci sì. Sveli qualcosa, ci dici qualcosa, dall'idea che ti è venuta, cosa bolle in pentola, ecco. Ma guarda, è un racconto che in realtà avevo letto tanti anni fa e che mi ha fatto scoprire una mia amica, in realtà non l'ho scoperto io. È un autore che mi ha fatto scoprire una mia amica e in particolare mi fece leggere questo racconto. È un racconto che narra un momento della vita di due fratelli quarantenni, un maschio e una femmina, un uomo e una donna, che vivono in una casa molto grande, che hanno sostanzialmente una casa di famiglia, che hanno ereditato da dei genitori che non ci sono più. Questa casa viene progressivamente occupata. Non sappiamo da chi, non sappiamo se è la realtà, se è la loro immaginazione, se è un incubo, se è una loro paura, o se è una loro memoria. Sta di fatto che sono costretti ad abbandonare questa casa. È un racconto molto breve e con pochissimo dialogo, pochissimo. È un'ambientazione che mi fa impazzire e che tra l'altro il tema dell'occupazione è molto attuale, tu gli puoi dare tanti significati, no? Quanti italiani si sentono occupati? Sentono che il nostro paese sta venendo occupato da qualcuno. La difficoltà per me è anche, appunto, come ti dicevo, che il testo è pochissimo e quindi si tratta anche di un lavoro di scrittura e per me è la prima volta, perché io fino ad ora, devo dire con estrema sincerità, non ho sentito l'esigenza di raccontare qualcosa di mio. A me piace interpretare, cioè a me piace eseguire. Un regista mi propone una cosa, io nell'interpretazione metto il mio, ok? Stavolta ho sentito, probabilmente il lockdown e questa specie di interruzione che abbiamo subito mi ha fatto sentire l'esigenza di essere più autonomo, di non aspettare sempre gli altri e di dire qualcosa di mio. Mi sono ricordato di quel racconto, sono andato a rileggerlo e mi sono messo al lavoro. Ho un'attrice in mente che mi piace moltissimo e che mi piacerebbe che ci lavorasse, e in questo momento sono ancora in una fase di scrittura. Bene, allora noi sicuramente ti auguriamo di continuare, di ultimare questo processo di scrittura che sappiamo bene essere un processo diverso rispetto a quello della recitazione, ma altrettanto stimolante. Qualcuno diceva che la scrittura va sola per il mondo, lo diceva Sylvia Plath, una grande poetessa americana. Senti, c'è qualcosa invece che ti piacerebbe rifare al lavoro, oppure tu sei un tipo da tuffo in avanti e dunque preferisci sempre la novità? Come Allora, interprete, ti dico come interprete, ti chiedo. sì, allora io devo dire la verità, se rifacessi una cosa sarebbe per farla diversamente, perché non sono mai contento di quello che faccio. Allora ti dico che preferisco guardare in avanti e fare qualcosa di nuovo. Per esempio, quando riguardo il film di Giovanni La Parola, penso a tutte le scene che non ho potuto girare,
per dei problemi di tempo, abbiamo avuto 8 giorni di pioggia, problemi produttivi, quindi sostanzialmente io ho girato la metà delle scene che avevo da sceneggiatura. E quando guardo il film patisco moltissimo e immagino di girare quelle scene, ricordo come mi ero preparato ed erano delle scene molto belle, molto stimolanti anche ai fini della narrazione del personaggio. Però bisogna guardare avanti, anche perché penso che qualcosa di nuovo ti può tirarti anche fuori qualcosa di nuovo, no? Cioè un nuovo incontro sicuramente può stimolarti qualcosa di nuovo, ti puoi scoprire diverso da quello che pensavi, invece rimestare sulle cose passate, secondo me è difficile, può produrre qualcosa di buono ma è più difficile. Mi piace pensare a quello che voglio fare. Ci sono dei progetti che ho in ballo, quelli però non dipendono da me perché non li scrivo io e non li produco io, che mi piacerebbe molto che partissero, ce n'è uno in particolare, aspetto dita incrociate e aspetto, però preferisco guardare avanti, anche perché voglio dire, non anagraficamente, ma come attore sono giovane, cioè non è che ho 30 anni di carriera alle spalle, quindi mi preferisco immaginare di fare altre cose nuove e andare avanti. E allora guarda Gabriele, noi intanto ti ringraziamo perché è stato molto piacevole ascoltarti e sei stato grazie. Molto molto gentile. Quindi intanto noi ti ringraziamo e ti auguriamo il meglio. Tutti i tuoi progetti, speriamo che ci rivediamo così ce li vieni a raccontare. Volentieri. Però io ti voglio salutare con una frase di Morando Morandini, che è stato un attore e un critico cinematografico, il quale diceva che il cinema è come l'ambiente. Se lo si trascura rischia di morire e allora ci si accorge che era indispensabile. Visto i tempi, insomma, noi speriamo che questo non accada mai e che presto le sale possano riaprire. Grazie Gabriele intanto per il tuo tempo, per essere stato con noi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, alle tue press agent, Cristiano e Cristina. Esatto, che sono state molto, molto carine anche con noi e ti prego di salutare chi ci sta seguendo con il tuo sorriso. Io vi ringrazio, è stato molto bello e spero di ritornare presto con qualcosa di nuovo. Grazie a tutti. Grazie Eugenio. Ciao. Grazie a te. Ciao.